If you were the only girl in the world, and I were the only boy, nothing else would matter in the world today. We would go on loving in the same old way. A garden of Eden just made for two, with nothing to mar our joy. I would say such wonderful things to you. There would be such wonderful things to do if you were there only in the world. La mia Firenze è la più bella, non ci viene da fare, la più bella del mondo, non di Italia, del mondo. La mia Firenze è cultura, la mia Firenze è sport, è tutto. Nessuno, nato a Firenze e vissuto a Firenze, non c'è un'altra città di cui è paragonabile a Firenze. Quando passavano i barchetti, siccome c'erano tanti con le fidanzate, no? Allora c'era uno, un punto qui a Bellariva, si chiamava il Sasso Quadro, era un sasso che aveva bombardato, che lì c'era un vecchio convento, no? Era rimasto sotto l'acqua dell'Arno. E questo Sasso Quadro ci andava sempre sotto un ragazzo. E la domenica passava le coppiette che andavano in Arno con la barca, no? Allora se rizzava il dito così, poteva passare. Se il dito faceva così, tutti nell'acqua e si rigirava la barca. Poi c'era quelli che di notte andavano a pescare di frodo, con le bombe, boom, e la mattina vendere il pesce fresco d'Arno. Questa era la Firenze. Raviggioli freschi. Questa era la Firenze. Però il pesce d'Arno lo compravano perché era buono, fresco, buono. So. Non è che ci fossero tante cose che lo portavano andare in mare. Sì, ma questo stava troppo a quel tempo. Raveggioli cosa sono? Raveggioli freschi e belli, sono fatti con il latte, e d'inverno noi si andava all'arco di San Piero, c'era il friggitore che faceva coccoli, roventini, e d'inverno faceva anche il migliaccio, no? Allora si andava a comprare il migliaccio, e a volte il migliaccio era già stato, con la farina di castagno era già stato fatto, schella era anche freddo, e allora quando si prendeva il migliaccio, il freddo gli si diceva, e un ceppinoli, arrivederci bucaioli. Poi si andava la domenica o i giorni di lavoro, quando c'era matrimonio sono le campane, perché dopo aver suonato le campane ci davano i confetti, allora dai a suonare quelle campane, don, don, don. Poi quando si entrava nell'orto che aveva il priore, no? C'era le susine, le cose, non maturava nulla, si mangiavano anche verdi ai vecchiolini. Vabbè, si fa tutto a cena, ti si porta a cena a mangiare alla francese. Questo era un uomo che veniva dalla campagna, mangiava i primi, i secondi, i terzi. Mi ricordo si portò a Pontassieve, ci si mise d'accordo con
il ristoratore e gli disse: guarda, si può mangiare così e così, per scherzo. Allora cominciò la prima portata, un'oliva, a tagliarla tutti con il coltello. Ah, senti, ma non è questa oliva, e quest'uomo ci guardava. Dopo portò un fiore fritto. Ah, senti, ma non è questo fiore fritto, ma e che si mangia questa? Ma rovini, bisogna mangiare alla francese. Allora, alla terza portata non arrivò nemmeno sul tavolo. C'avevo una mazza, detto, una mazzata di sparecchio tutto. Qui mi avevi preso in giro e andò via. Mangiare alla francese. Come ho vissuto quella porta e le andavano a rubare polli. Capito? Se andava a rubare polli, io rimasi in macchina. Comunque, quello che entrava nel pollaio, no? Doveva buttargli lo zolfo, perché sennò i polli cominciavano e si svegliava il contadino. Un giorno questo gli entra nel pollaio, come gli entra nel pollaio, tum, una mazzata con un bastone tutta nel dentro, no? Esce fuori e fa: ragazzi, entrate voi, perché a me mi scappa a ridere, perché c'è il contadino dentro, capito? Sempre a rubargli, quello si nascose dentro, ora vengano, tum, e presa anche quell'altro. Quando Hitler venne a Firenze con Mussolini, e Eva Braun venne a piazzare, e su quel sasso lì si fece la fotografia. E tutti lì, uno accanto all'altro, tutti dopo a fare l'amore con quella e con quell'altra, però mi capisci, si beveva anche, e poi si andava a letto con magari il coniglio arrosto, i fagioli e le cose. Ti rendi conto se la mattina andessi salsa, ma che condizioni c'era? Però si digeriva tutto, ora non te lo faresti più. E che c'era l'oste, se tutti andavano, sai, ridi, scherza, no? E io scherzavo sempre, non me lo sarei mai aspettato con questa. Comunque, il discorso andò che io mi alzai per andare in bagno, la trovavo sulla porta del bagno e entrò dentro anche lei. E lì fece l'amore. Su Firenze Cagliari. Con il comandante Benedetti, me lo ricordo ancora, il comandante Benedetti vi augura buon viaggio. E io dissi: ma io ho fatto un bel viaggio con il comandante Benedetti. E noi ragazzi si andava a fare il bagno sempre massovato, che più là c'erano tutti i campi. E questi campi li erano tutti recintati. E in un campo c'era uno che aveva lì un ciliegio, ma faceva le ciliegie grosse così. E sicché li scirvavano una volta, due volte, poi dopo li si scoprì e lui ci stava attento, quest'uomo. Lo sai che cosa gli si fece una volta? Si prese, si entrò, si segò il ciliegio e li si portò via. Il mostro di Firenze, per noi giovani ci sapeva la macchina, voglio avere il ribaltabile, ma nessuno si poteva avere di fermarsi ai buio, o in un giardino, o un po' fuori Firenze, là, perché tutti sapevano paura di mostro di Firenze. Dove si va, dove non si va. In quel periodo, in piazza del Duomo, dove c'è il Battistero, si metteva le macchine all'isca di pesce e c'era sempre le macchine piene, perché lì si poteva tenere le macchine. Allora, con la paura per non andare dove il buio sapeva paura di cosa, io mi misi tra una macchina e un'altra e fece l'amore ai Battistero, in piazza San Giovanni. E lì c'era un amico mio, un po' ragazzo che è morto, si chiamava l'artista. L'artista perché faceva degli scherzi a artista. C'ho della simpamina, delle pasticche. Ora uno si chiamava Icciocaio. Perché il ciocaio? Perché commerciava in cavalli, non in ciuchi, in cavalli. Almeno noi gli si mise il nome ciocaio. E lei era un signore di una certa età, no? Però sai, vecchio signore, là, gli piaceva le donne, e là, molte donne. Lui veniva la sera al bar perché non aveva il permesso di fare l'11:30 dalla moglie. All'11 prendeva il caffè e stava lì, all'11 andava. E gli fa il barista:
cioè un caffè. Allora tutti intorno a lui per farlo, per non fargli vedere il caffè. Lui fa il caffè e questo l'artista attacca, gli mette una pasticca di cinfamina dentro. Lui sceglie, la beve. L'era mezzanotte e mezzo, non voleva andare a casa. Ma non aveva una forza di dire cosa. Insomma, dai, finché mena, torna a casa. Sicché, se tu mi capisci, in quelle condizioni che la sinfamina ha avuto in casa, la regola voleva fare, la moglie la moglie. La mattina la venne là e la disse, vi denuncio tutti, cosa avete fatto a mio marito? Ieri sera si arrivava in un modo, chissà, le stava proprio bene. E si diceva, chissà, le stava proprio bene con il suo marito. Non se mi ha fatto nulla, ecco. Allora passò un periodo che si metteva sempre le pasticchine o a quello o a quell'altro sempre di sinfamina. E qui vicino c'era il lanificio Fratelli Franchi, sicché alle 10 le facevano feste, le donne che le passavano tutte in bicicletta. Allora quelli lì che le accompagnavano a macchina e le andavano, insomma, e c'era tutto un giro di donne, le portavano in là, sai, capito come succede, no? Che lì, dentro, lì c'era degli amici, cioè che venivano lì ai bar, che lavoravano anche dai Franchi, sicché l'avevano fatto la pappa per quella, per quell'altra, allora quello c'era la mia, e alle 10 a vedere passare tutte le donne di Franchi, tornavano in bicicletta e tornavano a piedi, le andava a prenderle e le riportava a casa. Chi prestami la macchina perché lui non ce l'aveva magari. Conobbi mia moglie e allora dopo lì è finito tutto. Dopo a 28 anni mi sono sposato e allora... If you were the only girl in the world and I were the only boy, nothing else would matter in the world today. We would go on loving in the same old way. A garden of Eden just made for two, with nothing to mar our joy.